senza rincorsa l'accompagno, ok? Senza rincorsa. Se apro la spalla ce l'ho in culo. Fondamentale, più facile possibile. Nella palla c'è tutto. Devo soltanto essere nel momento giusto a incontrarlo. Finito, ok? Quando io voglio un gesto con controllo, lo allungo dopo l'impatto. Voglio precisione, voglio sicurezza, voglio palle in campo, lungo dopo l'impatto. Lungo, lungo, toppa, toppa, toppa. Lungo, 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 lungo. Devo indirizzare, lungo. Voglio forza, potenza, attacco, comando. Piccolo all'impatto, piccolo all'impatto. Non fallo. Ok? Io non lo faccio quasi. Ma questo è. Ok? Poi abbiamo parlato del top e della schiacciata. Io ho fatto fare la schiacciata. Io non uso la schiacciata. Vado alta così. Ma arrampico e top. Perché la schiacciata è un colpo a rischio che secondo me il top può supplire quasi in tutte le situazioni. Chi la sa fare bene? Luca, mi sembra che schiacci bene, bene bene, il colpo fortissimo a rischi altissimi, non è il mio pensare, io non insegno a giocare mai il colpo a sensazione, ok? Lo dicevo prima lui, per giocare un punto vincente vado in campo. Questo non vuol dire che io non devo tirare, devo attaccare il più possibile, ma sempre con mano. Tiro prima dell'altro e faccio di tutto per tirare prima, per comandare, ma al 70%. Se torna, sono rimasto rilassato, ne faccio un altro, se torna, ne faccio un altro. Ma per poterlo fare devo allenarmi nel modo giusto. Qui giocavo, primo top in allenamento, adesso. Se mi abituo a questo, in partita faccio quello. Devo abituarmi in allenamento a giocare seguendo il gioco, seguendo la palla, sono altre cose importanti, non il colpo a sensazione. Ok? Bene, abbiamo parlato del top dove è fondamentale questo distribuire il peso avanti, ma Marco lo fa molto bene. Usare le ginocchia è fondamentale. E poi, detto dello scambio, del block e del top, abbiamo parlato dello scambio di rovescio, stesse cose del dritto, adesso colleghiamo i colpi e facciamo la palla tagliata, ok? Il problema è che con i puntini giocare dritto e rovescio. Mettetevi come volete, se volete cambiare coppie, cambiate. Domande, questioni? Chiedete, eh? Dai, facciamo, colleghiamo, questo rovescio, facciamo la gambe. Lo facciamo subito, Albi dammi i due punti, vi faccio vedere. Vediamo questo schema, un diritto che hai i puntini, un rovescio un diritto. Io ti do lì, ciò che è sempre diritto, due okay. Due gambe si staccano da terra, si muove sempre il piede, l'ho detto già l'altra volta, esterno alla direzione in cui vado. Anche se sono alto e lo riesco a fare stando fermo, io non alleno dritto e rovescio, sono già allenati dritto e rovescio, alleno il passo che deve venirmi, come tutte le altre cose del nostro sport, spontaneo, perché in gioco non c'è tempo di pensare, o è automatizzato o le gambe non si muovono. Non si muove, o ce l'ho nel mio DNA, nel mio sistema nervoso e partono da sole, o non si muove, quindi